ma bello Daniele. Oh, ce l'ho fatta. Non mi spieghi perché mi ha portato qua? L'altra sera sei nuovo da me, mi hai chiesto come faccio a fare un hamburger buono? Adesso ti porto in macelleria, davvero, ti faccio certo. Vedere la carne che fa vincolo per fare l'hamburger. La macelleria qua adesso? Qua dietro, andiamo, dai. Andiamo, io mi fido, eh. Fidate, fidate. Buongiorno. Buongiorno. Come stai Alberto, tutto bene? Tutto bene. Senti, stamattina ti ho portato un amico che voleva vedere come facciamo gli hamburger da birra. Piacere Alberto. Danilo, ciao. Ce pensi tu? Per fare un bel hamburger serve taglio di manzo bello velato. Facciamo bello grandino, eh? Dai, vai. Che spettacolo, la gioielleria, ti mangerei tutto, tutto. Grazie a te e a presto. Ciao, ciao, a presto. Ciao. Finalmente siamo arrivati al tuo locale. Esattamente. Dove stiamo? Dove siamo a Roma, in via Simone Resenbon, e il locale è Birretta Buona e Food. Io già vi conoscevo, però vabbè. Prima di iniziare a parlare, tanto fammi la birra. Facciamo una bella birretta. Dove scrivi? Faccio una bella birra chiara, italiana. Vabbè, parlaci un po' del suo locale. Allora, niente, siamo nati a Roma 6 anni fa, da un gioco tra amici è diventato una fantastica cosa. Un bel gioco, sì. E niente, da 6 anni abbiamo cominciato prima da piccolini, poi abbiamo ingrandito e adesso eccoci qua. A me una cosa che appunto volevo far capire e che mi piace di questo posto, praticamente la qualità dei prodotti, perché sai, uno pensa all'hamburger e pensa al classico cibo americano, cibo spazzatura, insomma, cibo della fast food. Beh, perché purtroppo in Italia tante altre nazioni è arrivato come cibo spazzatura, poi come tutto il resto è stato elaborato e è stato portato ad essere un cibo appunto volendo salutare, perché alla fine è carne sana con pane fatto in casa. Poi sei riuscito pure un po' a collegare la tradizione, quindi magari la tua romanità con gli hamburger. No, certo, assolutamente, la mia culinarità nasce da Roma e quindi tutto quello che faccio un po' è ispirato a quello che ho sempre mangiato nella vita, insomma, quindi abbiamo fatto il matriciana burger, c'è cioè il pepper burger in carta che è con fondura di cacio e pepe, insomma cerchiamo sempre di portare un po' di romanità insomma a quello che è il panino poi americano così definito, insomma, anche se ormai di americano è rimasto poco. Ti portami a vedere come fai questo hamburger, che ormai a me mi è venuta l'hamburger. Vai, andiamo a vedere. Allora, finalmente ci siamo, dai. Ecco, ci siamo qua in cucina. Poi ti faccio fare subito qualcosa, prendi le patate e tagliare le patate. Nel taglia patate, manca a mano, dai. Delusso. Ma non so surgelate le patate. Ma te che qua patate sono fresche tutti i giorni. Vai. Patate con la buccia. Sempre con la buccia. Mi ragazzi. Raccomando, non la buttate. Bottone questo. Bottone, vai. Vai. Adesso gli diamo una bella sciacquata. Vai. Tagliamo un po' d'amido. Le patate. Che roba. Tagliamo bene l'acqua che se non friggitrice l'olio schizza. Guardate che roba! Eccole! E ora prepariamo l'hamburger. Cheeseburger classico. Classicone. Quello vero. Il giorno che aspetto questo momento. Vai. Andiamo subito. Facciamo come i degustatori, quelli bravi. Sì. Passiamo tutti. Ma mi sembra uno che già passa, ma questa è poesia, ragazzi. E la bocca un po' dovete pulire, deve rimanere zozza la bocca quando mangi questa roba. Ma io invece ci potrei abituare a sta cosa, che tu mi prepari i panini. E dai, la prossima volta ne facciamo un altro e te porto a vedere dove prendo il pane.